amore disperato. Buonasera a tutti. Poi Marco D'Avanzo. Buonasera a tutti. Luca Di Benedetto. Buonasera a tutti. E poi se abbiamo anche battuto Teccaioli ci toccava. Sì, passavo di qua e mi sono trovato negli studi. Buonasera a tutti. Allora, questa era una puntata un po' particolare. Uno, per gli ospiti che vedete, abbiamo lo storico del Milan per eccellenza, Gigi La Rocca, lo statistico o lo statista della UEFA, Marco D'Avanzo. Abbiamo Di Benedetto, che sta scrivendo un libro adesso sulla sua Unione Sportiva Milanese, ecco, adesso. Quindi che poi si è fusa con il è dato vita all'Ambrosiana. Esatto, è dato vita all'Ambrosiana, dove poi Gigi aveva fatto scoprire che in realtà l'Inter non festeggia i 120 anni. Esatto, cioè ci sono 20, 23 anni di discontinuità, cioè praticamente dal 28 al 45. Per cui secondo me l'Inter ha solo 75 anni, è stata fondata nel 1945. Anche qua, e Luca potrà anche confermarmi questa cosa, altrimenti l'Inter potrebbe accampare di essere sorta nel 1902, essendo una fusione derivata da una fusione tra Unione Sportiva Milanese e Internazionale. L'Unione Sportiva Milanese venne fondata nel 1902, quindi potrebbero dire che furono fondati nel 2. No, anche perché è soltanto una postilla. A livello federale, effettivamente, quando tu fai una fusione tra società, prendi la matricola, ma prendi tutti i diritti sportivi, i titoli della società più vecchia. E quindi un tempo, quando si faceva domanda per l'ammissione alle categorie superiori, contava anche, diciamo, gli anni di fedeltà a livello federale, contavano, facevano punti per poterti permettere il salto di categoria, questo a livello dilettanti naturalmente. Quindi però è chiaro che a livello federale l'anno più antico, insomma, più vecchio era quello che faceva fede, quindi ha ragione Gigi La Rocca in questo senso, che avrebbero potuto accampare, diciamo, pretesa sul fatto di essere nati nel 1902. Perché lo nasce l'8? È la domanda che lascio ascoltare, ma mi viene anche da dire la Sampdoria, che è una fusione anche lei tra due società. Sampier Danese e Andrea Doria. Appunto. 46. Esatto, loro sono del 46. Esatto, quindi stesso discorso. Esatto, esatto. Che poi a loro volta, attenzione, a loro volta sono fusioni di altre società precedenti, perché poi scendiamo a Liguria, Dominante, fino ad arrivare a Andrea Doria, che è dell'800. Quindi avete già capito qual è il clima della trasmissione? No. Non potevo questa trasmissione non dedicarla a Emiliano Montolico, perché proprio oggi è venuto a mancare un allenatore, direi uno dei più importanti della scuola italiana degli ultimi anni. O sto esagerando come definizione di uno dei più importanti per il gioco, per le imprese che ha fatto, perché ricordo l'Atalanta, il Torino, i semifinali di Coppa delle Coppe, e qui di Coppa UEFA. Finale di Coppa UEFA. Finale Coppa UEFA, ed era uscito con l'Atalanta in Coppa UEFA. Sì. Con Malins. Esatto. Cioè un allenatore comunque che ha fatto cose importanti. Visto che abbiamo un cuore granata ospite, che è Marco D'Avanzo, un tuo piccolo ricordo e poi sentiremo anche degli ospiti anche lì. Sì, volentieri. Oggi è proprio un giorno tristissimo per noi granata, perché è andato via un grandissimo personaggio. Personaggio che fin da giovane ha calcato i campi del Torino come giocatore. Si sperava che come giocatore potesse diventare l'erede di Meroni all'inizio, e in effetti, venendo dal campionato con la Cremonese nel 67-68, il Torino lo acquistò nel 68-69, lo fece esordire in campionato la prima giornata e Mondonico segnò un gol contro il Pisa. Purtroppo rimase l'unico gol fatto in quella stagione di esordio in Serie A, però è uno dei
pochi giocatori ad aver di poter vantare il fatto di aver segnato all'esordio nella nostra massima serie in tutta la storia del campionato. Per parlare di Milan, diciamo che in quella stagione non incontrò in campionato il Milan, ma lo incontrò per due volte in Coppa Italia, e in entrambe le volte il mondo riuscì con il Torino a battere i rossoneri, quindi lo dico con soddisfazione, perché non capita molto spesso questo fatto, quindi mi piace sottolinearlo. Contro il Milan invece in campionato Mondonico non giocò mai. Smise poi di giocare, era un po' una testa strana, una testa calda per quanto riguarda il giocatore, mentre invece ottenne dei risultati favolosi come allenatore, iniziando nell'88-89 a portare l'Atalanta, appunto, come abbiamo detto prima, alla semifinale della Coppa delle Coppe, persa contro il Malin, ed è stata la prima squadra italiana di Serie B ad arrivare in semifinale in una Coppa Europea, quindi l'Atalanta quell'anno giocava in Serie B. Poi arrivò al Torino e un totale di 41 partite nelle coppe europee come allenatore Mondonico ne vinse 19, quasi la metà, quindi è un ottimo. Marco, abbiamo al telefono e sono fierissimo di averlo, Evaristo Beccarossi. Ciao Evaristo. Ciao ragazzi, ciao Jacopo. Allora, visto che hai conosciuto e lavorato per tanto tempo a Telenova con Mondonico, volevo una tua piccola pillola sul mondo, come lo chiamavano tutti, senza disturbarti oltre. No, più che altro sono sempre abbastanza riservato su queste cose, che però lo ricordo volentieri, perché insomma negli ultimi due anni abbiamo avuto modo anche tu a Telenova di frequentarmi così, e poi ho avuto la fortuna di avere l'onore di essere invitato nella sua famosa cascina a mangiare sane, insomma delle cose oltre il calcio, perché il calcio conosciamo tutto quello che ha fatto. Però ci sono delle cose fuori, che l'ha impegnato con gli oratori, con delle persone in difficoltà, e ho questa immagine al di fuori del caso di tante cose positive, ma anche dei nomadi, del complesso dei nomadi da tantissimi anni, quindi sono delle cose insieme e grande rispetto, perché sono stato vicino. Ha raccontato il suo percorso, si parlava, e una forza incredibile, e per il resto tutto, è una persona che ricorderà volentieri. Grazie Evaristo, cioè, ti faremo anche delle domande non riguardanti a Emiliano, cioè una su tutte, un tuo flash sul momento Inter, visto che siamo a Radio Milan Inter, quello che sta succedendo legato soprattutto all'addio contemporaneo di Capello e di Sabatini. Ma anche lì, cioè, sono cose che non... Credo insomma che ci sia stato qualche gioco di risoluzione consensuale, quindi, però credo che insomma le idee fossero attive diverse, e come tutte le cose si risolvono le situazioni se non stessi tornare. Però ti ripeto, insomma, al di là delle scelte, al di là di carriere, di tornare avanti, e soprattutto è stata una scelta forte questa, perché di solito il contratto non sarà più, nel senso che era proprio l'uomo che doveva gestire tutto il gruppo su lui, quindi però avranno avuto le loro ragioni, bisogna essere dentro e capire meglio cos'è, di orientarsi in cose che magari noi dall'esterno non sappiamo. Va bene, grazie Evaristo. Ok, ciao, buon lavoro. Ciao, grazie, ciao ciao. Beh, abbiamo avuto una piccola testimonianza da parte di Evaristo Beccarossi, e lascio a voi un ricordo. Abbiamo già i primi messaggi che, esatto, tra l'altro vai. Ricordano Mondonico. Abbiamo Luca Furio Desio che si unisce al cordoglio per la scomparsa di Mondonico, lo definisce un gran bel personaggio, soprattutto puro. E mi fa venire in mente un episodio, proprio quello per cui viene ricordato a tutti, il famoso episodio della sedia. Quando nella finale che accennavamo prima, una finale molto sfortunata, mi pare che furono colpiti anche dei pali,
oltre a un arbitraggio da lui definito non proprio congruo a un evento di quel livello, alzò questa sedia al cielo in segno di rispettosa protesta, non so se possiamo chiamarla così, Marco, del tifoso. Lui la definì la protesta proletaria contro l'ineluttabile. È chiaro che l'Ajax vinse quella finale contro il Torino senza vincere nessuna delle due partite, o meglio, il Torino perse una finale di Coppa UEFA, l'unica squadra in Europa a perdere senza mai perdere nessuno dei due incontri. È chiaro che per lui un tremendismo granata doveva in qualche modo venire fuori. E la sedia in alto è proprio l'emblema del tremendismo granata, che non può fare nulla contro i pali di Sordo, le traverse di Lentini, non mi ricordo chi l'ha presa alla fine, no, Sordo ha preso la traversa, che ancora quello stadio sta ancora ballando. Ma se non sbaglio, quando si ammalò, proprio tutti i tifosi andarono a Filadelfia sulle sedie. Sì, sì, assolutamente, veramente un'icona, lui come persona, per la sua purezza, per la sua trasparenza, e poi questa immagine è proprio l'icona del tremendismo granata a tutti i livelli, perché poi fatto in Europa è chiaramente ha assunto un significato ancora più importante. E tra l'altro fu anche squalificato per quell'episodio, sì. Però in realtà la squalifica credo che non riuscì a scontare. No, infatti lui disse sempre mi piacerebbe riuscire a scontare questa squalifica, perché poi tornò all'Atalanta e non giocò più, cioè, non allenò più nessuna squadra in Coppa Europea, quindi rimasto così, con una squalifica da scontare in Europa. Prego, un ricordo vostro di Mondonico a turno, parto da Luca. No, beh, ha detto molto lui, Marco D'Amazzo, sicuramente tecnico importante della storia calcistica italiana degli ultimi 35 anni, oltre a quello che ha fatto a Bergamo e a Torino, non c'è da tralasciare nemmeno credo un terzo posto a livello di campionato, cioè con giocatori di una certa levatura, ma lui era soprattutto bravo, secondo me, a sfruttare al massimo le risorse, cioè a valorizzare quello che la società gli metteva a disposizione. Questo penso che sia il suo merito maggiore. Fece bene anche a Firenze, perché portò la Fiorentina perlomeno l'anno di Serie B, poi dopo il secondo anno fu un po' più travagliato, quindi senz'altro un allenatore che negli anni 90 ha inciso, secondo me. Poi dopo naturalmente con gli anni passano per tutti, sono passati un po' anche per lui, però senz'altro ha fatto delle cose importanti in quel periodo lì. E anche per me, io direi che lui rappresenta un po' il cuore toro, che è l'anima granata e via dicendo, che ispira questa potenza, questa voglia di rivincita che esiste proprio nella mentalità torinista. Quindi poi lo ricordo con molta simpatia, perché spesso e volentieri camminando per Milano mi confondevano, essendo molto semigliante a Mondonico, mi fermavano dicendo se ero Mondonico, quindi mi dispiace ancora di più. Beh, la storia di Mondonico credo che sia grandiosa già da allenatore quando passa a Torino, e poi soprattutto quando poi si è trovato nel con una malattia che poi in parte riuscito addirittura aveva programmato una battuta di caccia con mio padre per l'anno prossimo, quindi la sua idea proprio non c'era di andarsene nulla, però mi aveva colpito il fatto che continuava a allenare i ragazzi meno fortunati, era molto impegnato, sì, tutto questo aspetto sociale, l'oratorio, sì. Cioè lui voleva proprio continuare a allenare. Io gli avevo anche chiesto: ma sentireste ancora di allenare una squadra in Serie A? Sai, se mi capitasse la giusta occasione, forse sì. Però poi purtroppo l'occasione non è capitata. Passiamo anche al Milan, perché dobbiamo anche andare avanti per onore di cronaco. E cronaca, siamo vicini a Milan-Juventus. Marco, Juventus-Milan, qualche curiosità, a parte che l'ultima vittoria del Milan a Torino è targata proprio Ringhio e Gattuso. Sì, io da esperto di calcio internazionale la curiosità più grossa che posso ricordare è la finale di Manchester, però mi pare di dire una cosa scontata, insomma. Vabbè, ci saranno delle curiosità che vanno oltre. In questo momento fra Milan e Juventus non mi vengono in mente, ti dico la verità. Più tra Juventus e Torino. Ah, quelle te le posso elencare tutte
dalla rimonta nel derby il 3-2 di esattamente il 27 marzo di qualche anno fa, insomma. Però adesso fa Juventus e Milan, onestamente non riesco a dirtele. Non riesci tu invece? Ma Gigi, io contrariamente a quello che disse Brera, considero Milan-Juventus il vero derby d'Italia, cioè è tra le due squadre più antiche, comprendendo anche il Genoa ovviamente, sorte in Italia e ancora in attività, con maggiori titoli, quindi quella definizione di Brera fu una definizione secondo me sbagliata, che dettata sul fatto che all'epoca probabilmente l'Inter aveva più titoli a livello italiano rispetto al Milan, ma fu una definizione secondo me non corretta, fatta da Brera, che aveva simpatie nerazzurre, quindi propenderei proprio per definire Juventus-Milan il vero derby d'Italia. Allora, abbiamo al telefono Paolo Pirovano, che ha lavorato 11 anni, se non sbaglio, con Mondonico in trasmissione, giusto Paolo? Sì, la conoscenza... Buonasera innanzitutto, buonasera, ciao Jacopo, buonasera. Ciao a tutti. La conoscenza di Ciale pensa, adesso vado a memoria ma non mi sbaglio, ai tempi dell'Atalanta, e ci giocava Claudio Paolo Caniglia, quindi 88-90, quindi saranno 28-30 anni che ci incrociamo. Prima su parti differenti, no? Perché lui era dall'altra parte della barricata e poi ovviamente dalla stessa parte, perché veniva come opinionista lì in TV da noi a Telenova, come tu ben sai. Perché abbiamo sentito Beccalossi, la cosa che ci ha raccontato era il fatto che era una persona umile, nel senso, uno, come si definiva lui, pane e salame. Sì, allora pane e salame non è che è stato inventato lui. All'estate e a determinate situazioni dell'anno, periodi dell'anno, ci invitava spesso e volentieri a casa sua e andava giù di salame, di parmigiano, di pane, un po' di vino ovviamente non mancava. E quello tu eri il primo a dire. Mi ricordo a un certo punto anche con tenerezza, con dolcezza, anche con rimpianto, l'ultimo salame che ho portato il 23 dicembre a Telenova, dove abbiamo festeggiato il Natale e ci siamo fatti gli auguri di un nuovo anno che purtroppo lui ha vissuto per pochi mesi, ecco. Però io di Emiliano voglio ricordare tre episodi, anzi quattro diciamo, che sono un po' le istantanee della sua vita, no? La volta che scappò dal ritiro per vedere i Beatles, no? Che lui era un giocatore anche bravo. La volta in cui... Mi sentite? Sì, 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 ti stiamo sentendo. La volta in cui si fece ammonire o espellere per subire una squalifica e la domenica successiva poter andare al concerto dei Rolling Stones, di cui lui con i Beatles era un grande, ma grandissimo fan. La finale contro l'Ajax, lui sulla panchina del Torino, parliamo dell'anno 92, anni 90 comunque, non diedero un rigore a Cravero e lui prese la sedia, l'alzò per protesta. E poi l'altra diapositiva che voglio, un altro scatto che mi ricordavo, io oggi sono tornato da Roma, quindi in tre ore di treno di Frecciarossa ho avuto modo di pensare perché mi ha toccato. Non eravamo amici, però ci frequentavamo, ecco, cioè non posso dire di essere stato amico di Emiliano Mondonico, mi si è un'altra cosa. Però ci stimavamo, ci vedevamo, cioè c'era un bel rapporto. E l'altra cosa, e questo l'avrai sentito anche tu in trasmissione, sai che noi a volte esageriamo, no? Ma quell'allenatore è incapace, quell'allenatore non è bravo. Mi ricordo questa frase che lui diceva sempre: guardate che uno che arriva fino lì non può non essere capace, è capace e bravo. Poi è più bravo chi sbaglia di meno. Questo lo diceva sempre a difesa degli allenatori. E perché lui, il calcio gli deve chiedere scusa in qualche modo, secondo me.
Sì, ecco. Chi ha allenato il Torino, l'ha portato alla finale Coppa UEFA, eccetera, eccetera. Beh, questo me lo raccontò lui, Paolo, era stato vicinissimo all'Inter. Una grande opportunità, uno come Emiliano Mondonico gliel'avrei dato, di allenare una grandissima società. Cioè, parlo di Inter Milano Juventus. Ecco, secondo te perché non gli è mai stata data questa possibilità? Forse perché era troppo schietto nei suoi comportamenti, a volte per arrivare in determinate posizioni bisogna saperci poco, fare. Certo, per noi è una virtù. Sì. Per i lacchè del calcio, dove le dichiarazioni sono sempre uguali, dove la partita è sempre difficile, l'avversario è sempre forte, uno come Mondonico non poteva andare a gran, perché lui si diceva le cose come stanno, cioè uno come Mondonico sarebbe andato via dall'Inter dopo che gli avevano promesso degli acquisti e non li hanno effettuati, per fare un esempio. Sì, si può dire non guardava in faccia a nessuno. È rappresentante di un calcio diverso, un grande giocatore, perché lo chiamavano il best italiano, George Best. Ecco, è stato un George Best italiano, perché era un po' frillino, era un po' leggerino, però aveva estro, aveva carattere. Io ho pochi anni quando lui giocava, però ho sentito le descrizioni dei colleghi che mi dicevano che era un giocatore di tutto rispetto. Sì, dicevo, scusa, è rappresentante praticamente di un calcio che ormai è andato a sparire. Con lui ci lascia un calcio che ormai non esiste più. Sono i vecchi personaggi, veramente. Lui quando parlava, l'ultima cosa che vi dico, perché c'è, cioè l'ultima, se volete poi ce ne parliamo finché volete di Emiliano. Eravamo prima di una trasmissione, ma questo prima di Natale o a Natale o giù di lì, cioè una delle ultime volte che l'ho visto, e si parlava di una squadra in crisi, non dico quale. Allora gli ho detto, una di quelle che lui era abituato a salvare, non una, quel tipo di squadra lì, gli ho detto, sai, per salvarsi questa squadra avrebbe bisogno di un Emiliano Mondonico. E lui mi guardò con gli occhi sorridenti, perché gli faceva piacere questo complimento, no? Perché lui, parlare di calcio per lui era il massimo. E mi disse, ma cosa vuoi che faccia io? Io devo passare il mio tempo avanti e indietro tra esami, ospedali e controlli, non avrei la testa per allenare. Ecco, e lì io ho capito che soffriva. La gravità del suo male, cioè io pensavo fosse una cosa superata, e che lui me ne ha parlato proprio dicendomi, cosa vuoi come allenare, io adesso ho altre cose a cui pensare, capito? Era proprio concentrato su questa malattia che purtroppo l'ha colpito. Grazie Paolo. Oh, grazie a voi. Grazie. Noi ci sentiamo presto. A tutti voi e ai nostri amici che ci seguono da casa, una buonissima Pasqua, serena e felice. Speriamo. Grazie Paolo, grazie. Anche a te. I funerali sabato alle 10. Sabato mattina alle 10, rivolta data. Certo. Ciao Paolo. Un abbraccio Jacopo, una grazie. Ciao. Beppe, penso che ci sia, vero? C'è Beppe, vero? Sì. Beppe, no. Jacopo. Certo. No, Beppe, no, Beppe non è in studio. Beppe Vicari non è in studio. Ah, ok, allora. Se no ti parlava, sai che Beppe non sta mai zitto. Ciao. Ciao Paolo. Ciao. Beh, abbiamo avuto un'altra testimonianza. Ritorniamo a bomba sul Milan, perché dopo avremo collegamento col professor Praticò, che è colui che ha operato fra gli altri. Più che operato, ha seguito la riabilitazione poi di Montolivo, quindi sentiremo anche la sua opinione sul caso Conti, perché sta diventando un caso sto ragazzo, che secondo me era il miglior acquisto dell'estate del Milan. Non so Luca, tu che sei più tecnico di me. No, sicuramente è un ottimo acquisto. Secondo me il miglior acquisto era Chiesi, a bocce ferme, però Conti è lì a ridosso, è sicuramente come laterale di destra. Grande corsa, ha fatto 8 gol se non sbaglio l'anno scorso, 7-8 gol, quindi sì. Un giocatore, un laterale che ti fa 7-8 gol è difficile da reperire. Secondo me senz'altro sarebbe stato una delle colonne portanti di questo Milan. Purtroppo hai giocato. Non è strano il fatto che ci voglia comunque che l'instabilità del ginocchio dopo un infortunio del genere, perché insomma è un infortunio grave quello che ha subito. Florenzi stesso ci ha messo quasi 2 anni prima di rientrare, prima di ristabilirsi completamente. Quindi io non vorrei dire che abbiano affrettato i tempi, perché con la storia di Milan Lab ci hanno riempito la testa da decenni, però non riesco a capire poi come incida questo Milan Lab
sul recupero dei giocatori, che non vedo diciamo questi passi da gigante rispetto alle altre società, però ripeto, se Conti è stato inserito, l'hanno fatto allenare, era ormai, ha giocato anche con la primavera, esatto, era ormai nel gruppo, è andato in panchina nell'ultima giornata prima della sosta, quindi era praticamente pronto. Però ripeto, può capitare che il ginocchio non sia perfettamente stabile. È traditore, si dice che il ginocchio è traditore. E poi comunque quando ti ristabilisci completamente interviene il fattore mentale, perché il giocatore comincia a sentire tutti i dolorini. Su queste cose è fondamentale. Senti i dolorini, ti fermi, hai paura, non entri, quindi ci vuole del tempo. Però certo, è lui a giocare. Sulla Gazzetta oggi lanciavano un grave allarme su questa storia qui dei recuperi affrettati dei giocatori, e in cui c'è un serio rischio proprio della carriera, quindi speriamo per Conti, è giovane ancora, che sappia riprendersi, ma sicuramente bisogna avere il tempo giusto per recuperare la forma al 100%. Marco? Sì, assolutamente, sono d'accordo. Io posso fare l'esempio di Belotti, è stato recuperato troppo in fretta da un infortunio grave, non era lo stesso di Conti, ma comunque ha sempre il ginocchio grave, per Italia-Svezia, e ci siamo giocati la qualificazione al mondiale e ci siamo giocati la stagione di Belotti, perché secondo me adesso, finché riprenderà al 100%, passerà ancora del tempo. Ma Belotti non è un fuoco di paglia? Cioè, questa, lo so che è una domanda un po' pesante, però mi sembra che ci sono stati tanti giocatori che hanno vissuto una stagione buona, specie attaccanti. Luca? Per quello che penso io su Belotti era un diamante grezzo che pian piano si sta sgrezzando, e secondo me comunque a livello di attaccanti italiani è il più forte. Do ragione a Marco sul fatto che quando non fai la preparazione, quando hai dei problemi fisici, quando affretti il recupero, comunque lo paghi durante la stagione. Lo stesso Carnici secondo me sta pagando il fatto che quest'anno voleva venire al Milan, è andato in Croazia, cioè non ha fatto la preparazione come l'ha fatta, e secondo me un po' la sta pagando, perché ripeto, sul piano tecnico, tornando a Belotti, lo si vede che non è lui, manca lo scatto, manca la rabbia, cioè gli manca qualcosa, non è il giocatore che abbiamo conosciuto in passato. Allora, per parlare con noi 346 128 129 7 oppure sms 392 8263 444. Adesso andiamo in pubblicità, far pochissimo siamo qui. Radio Milan Inter, colori diversi, stessa passione. Eccoci qui ancora in onda, sempre Radio Milan Inter, un Milano rossonera un pochettino in versione speciale, perché stiamo spaziando tutte le squadre praticamente, non solo Milan Juve. E a te, Matteo, presenta tu l'ospite. Sì, abbiamo in linea il dottor Santo Praticò, specializzato in medicina fisica e riabilitazione, direttore sanitario presso la Isokinetica Milano. Ciao Santo. Ti senti? Sì, ciao a te, Matteo. Ciao, buonasera, ti abbiamo contattato per parlare un po' della situazione di Conti. Come ben sai, qui parliamo soprattutto di Milan, anche se stasera è una puntata un po' particolare, visto che c'è stata purtroppo la brutta notizia stamattina della scomparsa di Mondonico. Lascerei a te la parola, intanto, se hai un tuo ricordo su Mondonico, comunque è stata una persona importante per tutti gli amanti del calcio, come sei anche tu, e poi un tuo parere da esperto su quello che è successo a Conti, che ha avuto una ricaduta forse inaspettata, forse no, perché qualcuno la temeva per certi versi, viste le tempistiche. Sì, assolutamente, Matteo. Allora, prima cosa importantissima, un sentito saluto da lassù al mister Mondonico, che tanto bene ha fatto, che era una gran persona. Questo è un atto che per me era fondamentale. E poi sì, ti rispondo a quella che è la tua domanda. Purtroppo abbiamo visto che negli ultimi tempi questi infortuni sono abbastanza presenti, non da ultimo circa un annetto fa anche Florenzi ha avuto una ricaduta. Purtroppo si è visto che nel corso degli anni in letteratura c'è una percentuale di recidiva sull'arto operato che va dal 4 all'8%, e molto spesso quello che si è visto è si fa tutto bene, ma purtroppo c'è uno schema motorio che viene definito in gergo medico un pattern motorio che è alterato, e questo può portare, anche quando tutto ci dice che è a posto, ad avere un'eventuale recidiva.
Ecco, ma quindi prima di chiamarti qui si parlava un po' magari della fretta che c'è nel riportare i giocatori in campo. So che magari non ti puoi esporre da questo punto di vista, ma secondo te è vera questa cosa della fretta di rimettere i giocatori in campo, oppure si può parlare veramente quasi di sfortuna, cioè di qualcosa di imprevedibile? Ma sai Matteo, allora, fretta, se ci mettiamo nei panni delle nostre società è chiaro e ovvio che li vorrebbero sempre il prima possibile. Ma è altrettanto vero che bisogna che questi ritornino quando stanno bene, quando sono in grado di tornare. La fretta è relativa, noi consideriamo che Conti si è fatto male anche a settembre, quindi ormai sono passati circa 6 mesi da quando è stato operato, e lui aveva anche giocato un po' anche con la formazione primavera e si era allenato bene, tanto che doveva essere convocato con la prima squadra. Per cui la fretta è relativa, certo, è ovvio, possiamo aspettare ancora di più. In termini medici diciamo che il processo che prende il nome di ligamentizzazione, quello per il quale il neolegamento si integra, vuole circa dai 9 ai 12 mesi, però è altrettanto vero che funzionalmente questi stanno bene prima. Adesso vai Luca, vai delle curiosità visto che hai giocato anche tu, quindi... No, beh, io sono d'accordo sul Fabio. Allora, vabbè, ormai ho più di 50 anni, quindi ho visto qualche infortunio ai legamenti, l'ho visto. Prima di un anno è anche più in campo è difficile vederli, perché poi comunque anche se dopo 6-7 mesi si allenano, poi subentra il fattore mentale, cominciano ad esserci dolorini, problemi muscolari, la paura di cadere in una recidiva e poi comunque secondo me c'è sempre instabilità. Il ginocchio non è stabile al 100%, adesso bisognerebbe conoscere anche quello che è accaduto a Conti, si parla di distorsione al ginocchio, questa distorsione, anche perché se la percentuale di recidiva è dal 4 all'8, una percentuale minima. E io, eppure però già Conti e Florenzi sono due casi su quanti? Su 5 o 6 che se ne conosce a livello di Serie A. Quindi mi sembra probabilmente qui la percentuale è più alta. Adesso io non sono un medico, quindi non ho la casistica. Però secondo me prima di un anno è difficile vedere in campo un giocatore o quel tipo di infortunio. Ma innanzitutto bisognerebbe sapere esattamente come si è fatto male, e questo onestamente non lo so. Seconda cosa importante c'è da dire, vero, una cosa fondamentale che lei ha detto è il fatto di aspettare tanto tempo. Più tempo aspetti, più ci sono delle problematiche in testa nell'atleta. Paure, è chiaro. È altrettanto vero che se uno aspetta anche un anno può avere anche un buon recupero tra virgolette fisico, un'integrazione importante, ma questo non è detto che lo schema motorio sia corretto. Io direi che per quanto riguarda la nostra esperienza è giusto tornare in campo quando ci sono dei criteri, dei parametri ottimali, cioè quando tutti i semafori sono verdi. E allora a quel punto il rischio è sempre ridotto, ma il rischio è ridotto e non potrà mai essere zero, perché comunque sia, i cambi di direzione sono importanti, fatti ad alta velocità, e gli scontri ci saranno sempre. Ma allora mi viene da farti una provocazione, ma questo Milan Lab, che doveva praticamente diminuire tutti i rischi di infortuni muscolari, tutti i recuperi dovevano essere tutti perfetti e velocizzati, cosa serve? Cos'è Milan Lab? Sicuramente bisogna viverci dentro per poter dare una risposta più esaustiva. Milan Lab, la storia ci insegna che nacque per la creazione di atleti, non per il recupero di infortunati. Nel tempo, ok, hanno anche fatto in modo di aiutare questi infortunati, ma è nato, rispondo alla domanda in maniera precisa, per creare atleti, tanto che era emesso da uno studio scientifico qualche anno fa che i giocatori del Milan che provenivano dagli esordienti giovanissimi e che avevano fatto tutta la trafila erano quelli che nelle categorie professionistiche avevano il minor tasso di infortuni. Ah, ecco, questa è una curiosità che non sapevo, tu lo sapevi Gigi? Ecco, quindi vuol dire che qualcosa di buono Milan Lab l'ha fatto, perché su Milan Lab si prende sempre l'esempio di Pato, giocatore arrivato da 70 kg e dato via quasi 90 di muscoli, e che per me è stato un esempio negativo. Beh, Pato è un caso un po' particolare, bisogna sapere all'epoca chi ci ha lavorato sopra, cosa ha fatto. Chiaro e ovvio che qualcosa lì è stato fatto in modo... forse non appropriato, perché cambiare completamente la tipologia dell'atleta non è quello che effettivamente bisognerebbe fare, però ahimè tante cose possono capitare. Ti
Ti ringrazio, è stato. Scusi, sì. Vai, Gigi. Io vorrei, La Rocca, vorrei sapere. Io sono un po' preoccupato e allarmato per la condizione di Conti. Il fatto che vada in America potrebbe addirittura presupporre un nuovo intervento chirurgico o meno? Il fatto che sia andato in America sicuramente è andato dal professor Freddy Fu, che è in assoluto al momento il migliore esperto al mondo in questo senso, nella ricostruzione del crociato. Quindi questo sicuramente dà una garanzia. È andato anche lì perché giustamente è un ragazzo di prospettiva da avvenire, e non solo per la società Milan, ma anche per la nazionale italiana. E quindi è giusto anche avere un occhio di riguardo. Certo, la possibilità che possa essere nuovamente rioperato c'è. Grazie. Quindi c'è anche la possibilità di un nuovo intervento, perché il Milan di fatto l'ha mezzo scongiurato dicendo è solo una distorsione, i legamenti sono sani, intatti. Quindi non è detto. Io direi anche che sia il caso di fare le valutazioni del caso con il professor Fu e chiaramente con lo staff del Milan. Grazie, curiosità finite? No, ne hai, no, vai, volevo, Matteo. No, volevo salutare anch'io, ringraziare innanzitutto Santo che è intervenuto, e quello che non abbiamo detto, che tra l'altro fai parte dello staff della Prosesto, quindi ti possiamo invitare una volta di persona qui in trasmissione, ci farebbe molto piacere averti anche per parlare di questi argomenti che tante volte si vive più su voci. Tu già ci hai detto qualcosa in più su Milan Lab rispetto a quello che si dice normalmente, soprattutto tra i tifosi, che viene visto un po' come uno spauracchio. Sì, viene visto un po' come uno scherzo, sì. Milan Lab, c'è questo. Infatti la mia domanda era provocatoria per quello. Sì, no, io vi ringrazio e con piacere verrò assolutamente, se potremo parleremo di tutto quel che è, ma Milan Lab non è stato uno scherzo, assolutamente ci erano professionisti seri davvero di gran livello, e che molto spesso si pensa a un fine diverso da quello per cui è nato. Grazie. Grazie ancora. Ciao. Grazie a voi. Buona serata. Ciao. Grazie, buona serata. Ciao. Beh, ci ha dato degli spunti positivi, anzi negativi, su Andrea Conti, cioè il recupero. Io speravo di vederlo per la finale Coppa Italia, ma invece mi sa che è un'utopia. Gigi, Jacopo, guarda, posso permettermi di intervenire su questo argomento, che chiaramente non è il mio pane. Posso dire, cercare di dire delle cose. Io sono infortunio, mai possibile. Capito come guarisco. Vai. Allora, secondo me, noi stiamo guardando questo tipo di accadimento con un occhio un pochettino. Io mi ci metto per primo, ho 54 anni, i miei vicini qua sono presso poco della mia età, con un occhio un po' sull'antico. Mi spiego meglio, ma non è una critica, è semplicemente perché siamo abituati a vedere questo tipo di infortuni come venivano gestiti 20-30 anni fa. Allora, adesso Milan Lab o non Milan Lab, non c'entra nulla. Secondo me, quando succedevano queste cose gravi, quando noi eravamo giovanotti, il giocatore smetteva di giocare o comunque aveva una carriera compromessa. Adesso la medicina è chiara, in 30 anni ha cambiato tantissimo ed è migliorata tantissimo e migliorerà sempre di più, però non può fare miracoli fino a un certo punto. È chiaro che c'è l'esempio di Conti, c'è l'esempio di Belotti, c'è l'esempio di Florenzi, che Florenzi è stato secondo me fortunato a riprendere come sta riprendendo adesso rispetto a quello che ha avuto. E io mi ricordo tantissimi giocatori che pur nel fiore dell'età erano costretti a smettere o comunque a scendere a serie inferiori perché non potevano più gestire questo tipo di infortunio, perché c'era la ricaduta eventuale, perché comunque non si riusciva a correre. E qua il verbo correre mi fa venire in mente un'altra cosa: si gioca e si corre atleticamente adesso a calcio una maniera spasmodica. Questi qua corrono veramente. Infatti mi dai uno spunto per chiedervi a tutti voi: Conti è un giocatore estremamente forte di gamba, cioè nonostante sia magro, uno lo vede magro secco, in realtà è una grande spinta, te ne accorgi quando lo vedi allo stadio che corre, c'ha una forza nel salire che non è indifferente. Io ho paura che questo infortunio in realtà rischi di dimezzare la forza reale di questo ragazzo. Posso fare un paragone, poi dopo vi vai lascio. Ma anche due, cioè, allora, ma tutti, visto che parliamo di Milan, paragoniamo un giocatore che teoricamente poteva essere un simile, Aldo Maldera per esempio. Correva sulla fascia, magari era l'altra fascia, non è quella di Conti, però comunque correva allo stesso modo, fluidificante si chiamava una volta, no? Ok, secondo forse me Aldo Maldera è il primo terzino fluidificante. Gigi,
poi sì, ti lascio diciamo che forse anche un po' facchetti, non vorrei dire facchetti, non volevo dirlo in questa sede. Diciamo che facchetti. Allora, secondo me si prendono i due e Conti va al doppio di Maldera di velocità, di conseguenza lo scontro fisico è molto più forte, come andare con una macchina a 40 all'ora contro un muro, andarci a 80 all'ora, ok? Quindi lo scontro fisico è più forte, la fatica fisica che fanno durante la gara, perché corrono non solo più veloce ma anche molti più chilometri percorrono a partita, e quindi secondo me la medicina sta facendo fin troppo dei miracoli. Volevo dire questo, è tutto vero, però se andiamo a vedere gli infortuni di questo tipo di infortuni, Milik, infortunato, poi è rientrato, fermo, i box, problemi muscolari, fermo, ripreso. Si è rirotto. Ormai è passato un anno. No, due stagioni ha perso. Sì, un anno e qualcosa, e ancora non si è visto pienamente, cioè Maxess quando si ruppe il legamento alla Roma, anche lì quanto ci è voluto, e poi vabbè, era in fase calante, poi non è più tornato quello di prima. Altri infortuni hanno avuto il passato, Del Piero per esempio, Del Piero ha avuto un infortunio del genere, ci ha messo anche lui. No, Del Piero non è mai tornato, è quello del 98, cioè... Se posso dirti una cosa, anche Nesta quando si infortunò a suo tempo, quello che abbiamo visto al Milan è stato un grande difensore, però secondo me quello che giocava alla Lazio era una spanna superiore. Questo era più Nesta era talmente intelligente, sì, che possiamo dire che si sopperiva in esatto modo. Però quando parli di un giocatore che deve correre dalla mattina alla sera, è chiaro che... Questo infortunio ma allora adesso vi faccio una domanda scomoda: ma se voi foste la società Milan nella prossima stagione, prendete un altro terzino al posto di Abate che è scadenza di contratto per sostituire di fatto Conti, perché non hai la certezza che lui rientrerà al 100%? Secondo me vai a infilarti in un tunnel di tua spontanea volontà dove rischi di trovarti poi con dei doppi. Calabria sta uscendo bene. Ma non lo so, faccio un nome a caso. Il Sagna della situazione, senza contratto, che lo prendi a parametro zero, dici gli faccio un anno per star tranquillo nel caso che ma conti. Ma è già rotto. Sì, ma adesso ho fatto il nome di Sagna per dire la tipologia. Cioè perché c'è da fidarsi di Conti per la prossima stagione? Cioè Calabria da solo non può fare la stagione. Secondo me l'andata non lo vedi ancora. Gigi? Sì, anch'io ho qualche preoccupazione, quindi vedremo un po' come andrà a finire. Noi abbiamo anche questo Antonelli che non so che fine sta facendo, è un po' sparito dai radar e forse meriterebbe anche di essere recuperato un attimo. Era meglio avere Dustin Antonelli, sbaglio. Ah, beh Dustin, io non l'ho visto giocare, ma mi dicono tutti che era fortissimo. Cioè, l'ho avuto anche per pochissimo tempo come direttore generale a Calatese. Secondo me sì, ha un signor giocatore. Gigi penso che sì, Gigi oggi sarebbe titolare al Milan. Oggi sarebbe titolare. Davanti di manovra, a mezza punta. Era un buon trequartista, insomma, sapeva fare sia la parte centrocampo che la parte davanti, faceva anche dei bei gol. È stato capocannoniere in Serie B col Milan e quindi ci ha riportato ai nostri livelli. Un grande giocatore, anche lui con qualche problema muscolare e fisico. Ma sarebbe titolare oggi? No, secondo me no, in questo momento no. Cioè Cialanoglu gioca al posto di Dustin Antonelli? No, Dustin Antonelli secondo me, se non me lo ricordo male, era un falso 9. Come li chiamano oggi? Esatto, sì, era il classico falso 9 e faceva il suo ruolo. Lo faceva bene, però dire che possa essere titolare adesso in questo Milan non lo vedrei in questo momento. Ma è un giocatore un po', assomiglia un po' a Bonaventura, un po' uno che fa entrambe le fasi. Lui era un po' più fantasioso e sicuramente però aveva problemi muscolari che hanno un po' limitato la sua carriera. Più Cutrone che André Silva in vista di Juventus-Milan, siete d'accordo o questi due non possono giocare assieme? Prego Gigi, dai, fate il giro. Ma io sono favorevole a che giochino due davanti e non il 4-3-3, cioè il 4-4-2 secondo me è la formula migliore, perché tiene impegnato di più la difesa avversaria, mentre col 4-4-3 retrocedi molto il tuo baricentro, quindi o hai veramente un centravanti fenomenale davanti o sennò diventa dura. Marco? Sì, anch'io. Cutrone è il portoghese assolutamente.
Dici che possono giocare assieme? Perché sembra che sia un'ipotesi così remota, sono sempre in ballottaggio. Devono giocare, soprattutto bisogna dare tanta fiducia a Cutrone, perché se iniziamo a fare gli italiani che ama, i giovani devono crescere, dargli il tempo, eccetera. Mettiamoli dentro, perché comunque, soprattutto in partite come quella di contro la Juventus, in realtà il Milan poi ha poco da perdere. Lo facciamo dare dentro, lo facciamo giocare. Teo e poi Luca? Io sai che dico da tempo, anche da prima che ci fosse quest'ultimo exploit di Silva, che avrei voluto vedere un Milan col 4-4-2. Per me possono giocare assieme. Silva in realtà è quello che deve girare attorno a Cutrone, secondo me, anche se in realtà Cutrone abbiamo visto che non ha una gran tecnica, ma quando gli si chiede di correre, di allargarsi, comunque di fare spazio all'inserimento, lo fa meglio di quello che ci si potesse aspettare, quindi assolutamente favorevole. Luca? Io non credo in André Silva, però se vuoi far giocare André Silva deve giocare con una prima punta. Dai. Non credi in André Silva perché? Perché ti sento sempre criticarlo. Per me non è un attaccante, non è un attaccante da Milan, io non vedo le caratteristiche. A parte il giocatore elegante, sicuramente elegante, ha le movenze, lo si vede, insomma, tocca la palla bene, può fare innamorare i cultori del bel gioco, però non è la punta. Cioè, per me è una seconda, per me è un 11 come si usava a dire. Ma no, ma perché non va in profondità, poi non è di testa, non è fortissimo, ha fatto quel gol al Genoa, però è il giocatore che fa salire la squadra, cioè l'attaccante deve... Poi io ripeto, è stato preso in precampionato per il 4-3-3, ma questo nel 4-3 non può giocare mai. No, quello sono d'accordo. Quindi anch'io. Io dico, quando tu fai la squadra, direttore sportivo, parlando con l'allenatore, quando compri Andersi, dove lo collochi? C'hai Kalinic che può giocare 4-3, fare la prima punta, fare parto, c'hai Cutrone scoperto che lo può fare, anche se, come dice lui, non ha, tecnicamente non è eccesso, però è un giocatore che comunque è finalizzatore in area, si fa sentire, perché ti ruba il tempo, si muove sempre, sempre muovendo, devi stare sempre all'erba. Ma André Silva dove lo metti? André Silva può giocare con lui in appoggio, con uno davanti, e può girargli attorno, come diceva Matteo. Però io non l'avrei preso, 40 milioni più i soldi al procuratore, eccetera, per me è una follia, fuori di testa. Perché un giocatore ha fatto 2 gol in 1000 minuti, Ha sempre giocato gli ultimi 5 minuti di una partita. Però ha giocato 1000 minuti. 1000 minuti sono 10-12 partite. Vai. Sì, secondo me André Silva, se gli si dà il tempo di maturare un paio d'anni, diventa un fior di giocatore. C'è il rischio che, italianamente visto, questo possa fare la fine di Coutinho, per esempio, che all'Inter, ma sì, forse lo vendono al Liverpool, lo fanno crescere e lo vendono a 50.000 miliardi al Barcellona. Secondo me questo potenzialmente è veramente un campione. A me richiama un po' la storia di Kluivert, ho timore sotto questo aspetto. Non è che Kluivert fosse, poi abbia fatto una carriera esaltante. Beh, però, dai, al Barcellona ha fatto bene. Al Milan era esilarante. Esatto, al Milan è esilarante, e non vorrei che faccia questa fine, perché poi le doti tecniche le hanno entrambi, e poi, ritornando al discorso di Luca, volevo solo ricordare che André Silva è stato il primo attaccante acquistato dal Milan ancora a giugno, ancora nella vecchia gestione societaria, ed era previsto affiancarlo probabilmente ancora Bacca, che non era ancora stato ceduto. Poi sono venuti Kalinic, poi è venuta la scoperta di Cutrone, ma fondamentalmente era stato preso per essere la punta al centro dell'attacco del Milan. Però comunque tecnicamente il discorso di Luca non fa una grinta. Certo. No, è perfetto. Poi soprattutto gli manca la cattiveria dell'attaccante. La cattiveria. Beh, però nelle ultime partite l'ho visto migliorato sotto questo aspetto. Sul piano dell'eleganza probabilmente non teme confronti, ma sul piano della cattiveria gli è superiore, ma non so, per esempio Pavoletti, Antenucci, bravo, esatto, deve appressarti sempre, ti tiene sempre all'erba. Cioè, Antenucci, per dire. Quindi quando ti mancano queste doti, quando ti manca la cattiveria o ce l'hai o non te la dà nessuno. Questo è assodato, secondo me. Quindi io quando lo vedo, che è un po' come quando mi parlano di Balotelli non può giocare in nessuna squadra. Balotelli ha delle qualità tecniche indiscusse, ma non può giocare, non ti viene in conto, non va in profondità, aspetta la palla sui piedi, poi calcia o gioca da solo. Ma dove lo metti? In nessuna squadra ti può giocare, perché non gioca per la squadra. Quindi io, oltre a essere indolente, tra l'altro, quindi io, per esempio, ho fatto un esempio così, che esula, è un giocatore che sul piano delle caratteristiche tecniche io non prenderei mai. No, sai cos'è la cosa che mi fa sperare bene di André Silva? Concordo tutto quello che avete detto, e le parole di Gattuso, che dice: quello che lavora più di tutti, e dobbiamo dirgli noi di smettere di lavorare.
cioè quindi mi dà l'idea che possa crescere nel futuro. Se fosse un lazzarone, come si diceva una volta, uno che dici è indolente in allenamento, non si arriva tardi, esce alla sera, tutte queste cose, dicevo vabbè ragazzi, questo qua è solo bello da vedersi. Ma se così, che tu l'avrebbe già messo fuori, appunto, sì, ma se uno che è un lavoratore l'avrebbe già segato, sai, da quel punto di vista chi l'ha paragonato a Shevchenko dal punto di vista del lavoro, del lavoro primo ad arrivare, ecco, l'ultimo al giocatore ci andrei piano, dal punto di vista del lavoro, cioè Gattuso, voglio dire, se non ci sa dire lui qualcosa su Sheva. E da quel punto di vista Silva ricorda molto lui, quindi, perché è ovvio, non si può paragonare dal punto di vista tecnico, comunque stiamo parlando di un giocatore che abbiamo visto al top della sua carriera, però si sa che con l'allenamento e con l'impegno effettivamente Silva potrà migliorare. Tra l'altro abbiamo un messaggio di un ascoltatore, Diego, sì, che dice che André Silva è stato preso prima di Kalinic, forse non dovevano prendere Kalinic. Forse però, allora torniamo sul discorso di prima, Silva centrale nel 4-3-3 a me non convince. Kalinic ha caratteristiche completamente diverse, a me non piace come giocatore, però è adatto a giocare in quel ruolo. Silva per ora no. Non è, cioè, per me André Silva può fare la seconda punta, diventerà una grandissima seconda punta, perché sai, un conto quando gioca in nazionale con Cristiano Ronaldo, c'è Cristiano Ronaldo di fianco, cioè Cristiano Ronaldo fa la prima, la seconda, l'esterno, fa tutto lui. E lui è bello da vedersi, sì, in appoggio. Quando giochi il 4-4-2 con la oggi nel calcio moderno con la seconda punta, e quattro con i due attaccanti, vuol dire il primo che va incontro, centro una pista, l'altro che parte in profondità. Questo André Silva quando va bene partendo. E Cutrone non è neanche il giocatore che ti viene tanto incontro, anche se lo fa, perché come diceva lui, tecnicamente ancora è un po' da spiegare. A me Cutrone, sbaglierò, ma a me ricorda tanto Inzaghi, a me sembra sempre più Inzaghi, ogni partita che lo vedo giocare mi sembra sempre più Inzaghi, forse per i gol sporchi, va un po' meno in fuorigioco. Sì, va bene in fuorigioco, beh, non è difficile andare meno in fuorigioco di Inzaghi, però ragazzi, a me ricorda tantissimo, un po' più bravo tecnicamente, perché più forte di testa secondo me, è una pace d'aria. Sì, a voi non ricorda Inzaghi? Sì, un pochettino sì. Ecco, non sono come d'accordo. Movenze, ma come scaltrezza. Sì, sì, in quello, come esatto, cattiveria, come movenze, per fortuna no. Inzaghi era Cutrone che si muove un po' di più rispetto a Inzaghi, sì, verso il pallone. Inzaghi proprio stava lì ad aspettare, lui aveva quel tempismo perfetto che sapeva prima di tutti quando partire, dove andare. Cutrone un pochino, se la squadra è in difficoltà, torna, aspetta il pallone, cerca di far salire. Cioè, ci si può lavorare. Si può. Poi adesso andiamo in pausa pubblicitaria e poi una considerazione. Non sono d'accordo chi paragona André Silva a Van Basten. Cioè, dico vabbè, questo. Ragazzi. No, assolutamente. Io lo paragono a Kluivert, cioè sia come movenze che come inizio di carriera. Poi bisogna la storia ci dirà. Io comincerei a preoccuparmi se lo dice. Esatto, anch'io. Comincerei a preoccuparmi come lui. Anch'io. In pubblicità, fra pochissimo. Radio Milan Inter, colori diversi, stessa passione. Eccoci qui ancora in onda per la nostra terza parte di Milano Rossonera. Stavamo discutendo nel fuori onda di Dustin Antonelli, visto che ci hanno ripreso dicendo guarda che era l'attaccante della stella, però giocava con Rivera, Chiodi era il centravanti, quindi eravamo qua tutti che era uno spettacolo, dovevate sentire, perché c'era Marco D'Avanzo con le statistiche europee, dall'altra parte Gigi che controllava l'almanacco del Milan, dall'altra parte ancora Luca che dava sentenze sul giocatore, e tutti dicevamo tranne Marco che oggi sarebbe titolare. Luca, ma io non sono così convinto che non potesse giocare Antonelli in questa squadra, perché secondo me aveva delle caratteristiche. Innanzitutto era un giocatore che si infilava, si buttava in area, poi calciava benissimo, era preciso, era veloce, anche cattivo. Io l'ho sempre ammirato, perché secondo me di quel Milan era uno dei giocatori migliori, anche se era una squadra, insomma, parliamo del 79, la squadra della Stella, che aveva diversi giocatori importanti, lo stesso Bigon, a parte naturalmente Maldera che fece tanti Rivera. Gol, Rivera. Sì, ma poi Rivera quell'anno lì giocò solo 13 partite, tra cui alcune proprio sostituito. Il ruolo di Rivera lo rivestì proprio Antonelli. E Marco, ti stai convincendo? No. No, beh, io lo rimango della mia idea, ma non è che debba essere giusta per forza. No, perché secondo te è più forte Bonaventura e Cialanolo di Antonelli? Questo che volevo chiederti. Ma guarda, probabilmente adesso, io non l'ho mai visto giocare, io sto facendo l'ascoltatore. Allora, io sono su Antonelli, sono stato vengo un po' fuorviato da un Milan-Torino che vidi a San Siro, in cui il Torino era una squadra forte, aveva appena vinto lo scudetto, e Antonelli fece veramente una partitaccia.
probabilmente non stava bene, insomma c'erano mille motivi. No, una cosa forse detto, non era un giocatore costante comunque, sì, mancava un po' di costanza, questo è vero, a volte delle partite era abbastanza anche irritante, un po' indolente. Sì, un po' esatto. Abulico, esatto, un po' esatto. È un po' il destino di quelli forti però essere indolenti. Sì, ma devi essere forte. Come Savicevic, o no. Seedorf. Genio, a proposito di Savicevic, mi hai dato un assist splendido. Avete visto ieri il tweet di Akan Çalhanoğlu? Sì. Che regala lui la sua maglia autografata a Savicevic. Io l'ho trovato blasfemo. Cioè, dovrebbe essere il contrario. Savicevic che gli dice: ti regalo la maglia numero 10 del Milan, ti faccio l'autografo. O sbaglio, o sono io che sono. Sì, ma vale 10.000 euro la maglia di Savicevic, quindi non la si può regalare. Vabbè, ma voi non siete d'accordo che è blasfemo che Çalhanoğlu non lo regala la maglia a Savicevic? Savicevic io credo che ne abbiano più, cioè all'epoca non era consuetudine conservare le maglie, è una cosa che è cominciata negli anni 2000, quella del collezionismo delle maglie, quindi sicuramente Savicevic se ne ha pochissime, è chiaro che è un bel gesto, almeno idealmente che Çalhanoğlu abbia donato la sua maglia a Savicevic, un po' un senso di appartenenza al mondo Milan. Assolutamente, invece è un gesto secondo me. L'ho vista solo io male, forse perché Savicevic è stato il mio primo amore calcistico, cioè il primo 10 di cui io mi sono innamorato. Primo... Fra i due non c'è paragone, logicamente. Cioè il mio primo giocatore che mi sono innamorato calcisticamente è stato Van Basten e Baresi, però il mio primo 10, poi è da lì che è nata la mania dei fantasisti, è stato proprio Savicevic. Pensavo Greatti, io non so perché. No, non sono vecchio come voi, sono Ricciotti, molto più giovane. Greatti, e quindi io quando ho visto Savicevic mi ha detto: mi sembra blasfemo, solo che li metti uno di fianco all'altro. Purché li. Io ho stima di Çalhanoğlu, non lo trovo così scarso come ho sentito già bollato da molti tifosi all'inizio dell'anno. Cioè lo trovo un buon giocatore. In Italia abbiamo questo vizio maledetto di bollare immediatamente gli stranieri, no? Cioè questo fa schifo, questo è bravo e rimane così per sempre. Çalhanoğlu dopo un inizio tentennante sta dando del suo al Milan sicuramente. Bisogna ambientarsi in Italia, ricordiamo uno dei più grandi giocatori stranieri in Italia, Platini. Che venne il primo anno a Juventus, fu un anno quasi disastroso e poi ha fatto quello che ha fatto. Non dico che Çalhanoğlu sia a livello di Platini, però bisogna. Non abbiamo più nel nostro mondo, nel nostro tempo, non c'è più la pazienza. Ma non è colpa del mercato che di fatto virtualmente è sempre aperto e quindi ti porta a fare scelte veloci e bruciare giocatori in maniera troppo velocemente? Tra l'altro sta anche cambiando adesso questa tendenza, perché già dall'anno prossimo il mercato chiuderà prima e quindi si comincerà. Sì, però se tu vedi è finito il mercato di settembre, cioè quello chiuso il 2 settembre, si parlava già che il Milan a gennaio potesse prendere la mezzala che non ha preso a settembre, quindi già 8 giocatori, chi prende, aveva appena preso 11 giocatori. Luca. Allora, adesso sicuramente a livello mediatico si parla molto di mercato, ci sono intere trasmissioni che vanno avanti tutto l'anno. Addirittura sì, Sport Italia, televisivi. Dove andiamo io e te esatto. Spesso. Dei canali televisivi che fanno mercato tutto l'anno, però da sempre il calcio mercato c'è stato sempre. Anche se poi magari non emergevano le cose, le situazioni, però le trattative sotto traccia ci sono sempre state. Quindi io non credo che sia. Il rendimento sia rapportato alla questione, a meno che naturalmente non ci siano dei fattori reali, però se il calcio, cioè quando tu scegli, decidi di non confermare un allenatore, quando lo decidi? È raro che lo vai a decidere a luglio, lo decidi già a gennaio o a febbraio, quindi già ti muovi, vai a contattare nell'ambiente, le cose si sanno perché parlano tutti, e quindi è chiaro che adesso però mediaticamente emerge tutto, qualsiasi cosa fai con i social, con le trasmissioni televisive, i giornali hanno tutto l'interesse a parlare costantemente di mercato, però non è che prima non era così, o meglio, forse non era proprio così, però all'80% sì, secondo me. Ma all'inizio, una volta non era aperto il mercato invernale, ad esempio. Non era, si chiamava di riparazione. Era però, quello di novembre. Sì, non era stato chiuso. Fin dagli anni 30 che c'è, esatto. Il mercato. E allora era un'altra data, non era gennaio. Era novembre,
da novembre. Ma agli italiani è sempre piaciuto l'argomento calciomercato, da sempre. È bello, cioè a me piace. Però quindi, e quindi trovo sbagliato bruciare un giocatore dopo tre partite. No, una volta c'erano dei paletti, per esempio, non potevi già giocato, non potevi essere, non potevi andare in Serie B, Serie A, c'erano delle regole, insomma, dei paletti. Assolutamente sì, è vero, questo c'era, ma non, poi alla fine se ne parlava lo stesso. È un argomento preferito. Ok, allora, formazione del Milan, dovrebbe rientrare Romagnoli, secondo me è una bella notizia. Romagnoli, voi come lo collocate in chiave nazionale? Perché io credo che farà la riserva di Chiellini, mi sbaglierò, sarà Bonucci Chiellini la prossima coppia della nazionale. Mi dispiace per Romagnoli, che trovo che quest'anno è cresciuto parecchio. Ma Chiellini ancora? Ma Chiellini non esiste, che non si pensi al futuro. Dare un taglio, no? Questa sì, che tra l'altro non ha vinto nulla. Ma non perché Romagnoli debba giocare perché è del Milan, però come si sta dicendo Buffon, basta, perché si deve pensare tra due anni. Anche Chiellini, che secondo me in questo momento è più forte, meriterebbe, pensando al presente, il posto. Però l'europeo tra due anni, cioè manca ancora tutto il mondiale, le qualificazioni, l'europeo. Se io penso a da qui a due anni, penso a Romagnoli. Quindi il CT che arriva deve pensare al futuro, non al presente. Anzi, ben venga questo momento in cui non siamo arrivati ai mondiali per dire taglio col passato, un CT che cresca ai giovani e parta dai giovani. Basta paura, basta dire mi affido a Chiellini perché in questo momento è il migliore. Chiellini lo convochi, non puoi non convocarlo, però fossi io il CT, per me il titolare sarebbe un giocatore più giovane. Luca e poi tutti. Sì, io sono d'accordo, dipenderà anche molto da quanto cresca ancora Romagnoli, perché effettivamente quest'anno ha fatto dei passi in avanti non indifferenti. Per me Bonucci l'ha aiutato nella crescita, questa è la mia idea che ho, molti dicono che in realtà deve coprire gli errori di Bonucci. Soprattutto da quando c'è Gattuso, secondo me ha fatto una crescita, non dico esponenziale ma quasi, da grande sicurezza, mentre prima andava a corrente alternata, si vedeva che aveva delle potenzialità secondo me, però effettivamente da quando è arrivato Gattuso ha fatto quel saltino in avanti, adesso deve farne altri, però le potenzialità ci sono. Marco? Sì, Bonucci o non Bonucci, secondo me Romagnoli ha fatto veramente, è uno dei giovani più interessanti. Possiamo dire che è il miglior centrale tra gli under 25 d'Italia? In Italia sì, assolutamente sì. No, non parlo a livello europeo, perché probabilmente se comprano giocatori a 100 milioni di euro probabilmente. Sì, il problema della nazionale comunque fondamentalmente, ha detto bene Matteo, è dobbiamo pensare al futuro, ma se ancora non sappiamo chi sarà il tecnico sì. Il problema riuscire a pensare al futuro diventa, mi sa che ha un bel ciuffo e ha allenato l'Inter, ha giocato nella Sampdoria. Io credo che sarà lui il nuovo io tecnico. Io sono pro ciuffo in questo caso, non l'ho mai amato, però secondo me io vorrei Carletto. Beh, sta facendo calcio mercato anche adesso. Sì, sì. Ma Gigi, tu lo vedresti futura nazionale al posto di Chiellini o vedi Chiellini intoccabile? No, io ho detto prima, cioè bisogna dare un taglio al passato, praticamente rinnovare la nazionale, mettere dentro i giovani. Romagnoli è uno di questi, deve migliorare in fase di impostazione del gioco, in fase difensiva è molto valido. È anche bravo a realizzare qualche gol ogni tanto, anche il rigore esatto. Deve un po' migliorare nella fase di costruzione del gioco e naturalmente bisogna dargli un po' di tempo. Con Gattuso, come dicevano gli amici prima, sicuramente ha fatto un salto di qualità. Teo, vai con i messaggi. Sì, qui abbiamo un po' di messaggi, in particolare c'è Diego che è scatenato, ci sta seguendo con grande attenzione questa sera. Allora, partiamo un po' da quello che dice del Milan, torniamo al discorso di André Silva, su cui lui non capisce la nostra negatività. Dice un 95 giovanissimo, al primo anno che gioca fuori dal Portogallo, volete i giovani e poi li criticate senza pensarci un po'. No, stavamo criticando tecnicamente il giocatore, non i giocatori di serie, non è che abbiamo detto deve andare via dal Milan. Esatto. Cioè, 25-23 anni. Sì, è un po' un vizio tutto italiano dire 23 anni è giovanissimo. 23 anni, boh, Messi quanti palloni d'oro aveva vinto? 23 anni. Mi sa che aveva già 22, se lo sbaglio. Quindi, che poi, per carità, il paragone è cattivissimo, però è per far capire come quando sento Suso cresce. Suso ne ha 25, cioè 25 uno è quasi nel pieno della maturazione. Io da Suso non mi aspetto crescita, se non un minimo tatticamente. Forse. Infatti dopo l'argomento Suso. Sono cresciuti tantissimo anche dopo i 25 anni. Li davi a Lidolm, ma Tassotti è cresciuto. Sì, beh, ma Tassotti l'ha preso in mano che aveva 18-19 anni, se non sbaglio. No, 22 Lidl. Mi sembra. 22. Almeno, sì. Lui è un 60. Cioè, comunque era proprio un ragazzino Tassotti, lavora e cresce.
però ci sono giocatori, lo so, Abate non è mai cresciuto, è partito a quel livello lì che crossava male, è finito che crossa male. Candreva non mi sembra che sia migliorato nei cross, no, è un po' peggiorato. Beh, esatto, cioè quindi credo che è successo ogni tanto di vedere giocatori migliorati, mi viene in mente a Luca Toni, però sono, mi sembrano casi. Cioè alla fine il giocatore fatto e finito è quello. Toni in realtà aveva avuto degli infortuni gravi che ne avevano compromesso la crescita, ma si capiva che aveva certe potenzialità, si è fermato e poi è riuscito a ritrovare quest'ultima parte di carriera ad alti livelli. Io porto sempre nel cuore le parole di Leonardo, il brasiliano che ha allenato e giocato al Milan, quando gli chiesero di Pato ma dove può arrivare Pato come margine di crescita, e lui gli disse con aria candida: fava un giocatore a 18 anni, infatti è finito, al massimo cresce nell'esperienza, ma quello è il giocatore. A me sembra che, devo dire che da quando ho sentito queste parole qui, ve le sono sempre portate dentro, non ho mai più visto giocatori crescere in maniera esponenziale. Cioè quelli che erano forti lo vedevi, punto, chiuso. Cioè Cutrone mi sembra che sia un buon giocatore, ma non credo che diventerà mai Van Basten, questo è. No, hanno caratteristiche diverse. Sì, ma no, sarà un grande bomber secondo me. Io non sono d'accordo, perché tanto dipende, mi permetto di essere d'accordo. No, no, ma tanto dipende, è bello il dibattito. Dalla situazione in cui si trova il giocatore, chi è l'allenatore, se c'è un allenatore che è capace di farlo crescere, se credono in lui intorno, se lo vendono subito. Tanti sono i fattori, esattamente come riuscire da 14 anni a essere forte e da 14 anni arrivare ad alti livelli. Non è che sei solo tu che puoi deciderlo, cioè la tua natura. Lo decidono una serie concomitante di eventi. Cioè, ma secondo voi Donnarumma può diventare il portiere più forte? Potenzialmente sì. Potenzialmente lo può diventare, siete tutti convinti di sta cosa? Per me deve migliorare tecnicamente, perché lui fisicamente ha uno strapotere, ma già dal punto di vista tecnico per me un Perin gli è superiore. Io da Donnarumma mi aspetto una crescita, se deve diventare il più forte. Tu Gigi? Ah, io ho qualche perplessità. Anch'io ho delle perplessità. Donnarumma. Cioè, ritorno anche a un discorso di crescita fisica, cioè lui ha 18-19 anni, ancora deve strutturare il proprio fisico e quindi deve ancora crescere. Secondo me anche il problema dell'altezza può diventare un rischio, e quindi io ho qualche perplessità. Naturalmente sta a lui a smentirmi. Ci sono poi dei giocatori che nel corso degli anni, ritornando al discorso di prima, bisogna dare un po' di tempo, perché ricordo che al Milan passò giovanissimo Vieira, che fece due presenze con Capello, poi venne quasi mandato via in modo Aubameyang, però c'era, e quindi in quel non momento hanno avuto lì tempo di aspettare, e va bene. Gigi, però in quel momento lì, quando viene mandato via Vieira, avevi Desailly, Boban e Albertini, cioè Vieira probabilmente non avrebbe mai potuto giocare un minuto con quei tre davanti, quindi ci stava nel ragionamento dire: vedo che è forte, lo mando via. Però bisogna dare il tempo di crescere ai giovani. Questo sono d'accordo anch'io, esatto. Io sono esatto. Per le squadre B, per cioè, quello, se l'hai visto che aveva delle potenzialità e l'hai preso a 18 anni uno come Vieira, e poi l'hai mollato in fretta come lo stesso Aubameyang, cioè è lì l'errore. Ma infatti io sono per avere le squadre B, per farli giocare come fatto il Real Madrid con Casemiro, lo fa giocare nel Castiglia squadra B e diventa poi Casemiro. Questo dovrebbe devono fare quindi sei caduto in contraddizione, perché non è vero che a 18 anni non ho un giocatore fatto finito. No, deve giocare. No, la contraddizione è che, cioè, non è una contraddizione. No, prima ho parlato di esperienza, cresci di esperienza, però tecnicamente di qualità, cioè se sei forte, sei forte. 18 sì, però anni. Ci sono millanti esempi di giocatori che sono migliorati. Christian Vieri, per esempio, secondo me è un giocatore che negli anni è migliorato molto. Si vedevano le potenzialità tecniche, però non era il giocatore da 30 gol all'anno, per dirti. Oh, ma lo stesso Belotti non era quello di. Io me lo ricordo nella Beretti, l'ho visto. Era un dubbio per valutarlo per una squadra di Serie D quando facevo il direttore sportivo a Seregno, perché aveva velocità, rabbia, però tecnicamente, insomma, ogni tanto litigava coi piedi. Oggi fa dei gol che all'epoca non faceva. Quindi non è lo stesso Pirlo, ha trovato un allenato Pirlo, aveva delle però qualità. Era forte Pirlo. Aveva delle qualità, ma non era il giocatore, uno dei più forti giocatori del mondo, era uno dei prospetti più interessanti.
Pirlo si diceva che non si sapeva dove collocarlo tatticamente, sì. Era quello c'erano dei fenomeni tipo Mastura, almeno, che sembrava facesse sfracelli a livello di primavera, che si è perso cammin facendo. Tanto sapete che ancora si allena col Milan, ancora Rosa Vila. È in rosa. Lui è Oduamadi. Lo stesso Mascina che diceva prima Gigi. Esatto. Oduamadi anni sembrava un fenomeno, poi invece e Mancini sembrava il gemello, diciamo, più scadente. O come Rambert e Zanetti, è la stessa storia. Esatto. Presero Rambert e Zanetti, io lo diedero dietro come scorta, invece Zanetti poi è stato quello che è stato e Rambert non sappiamo più neanche che fine abbia fatto. Io mi ricordo anche lo stesso De Sciglio, io non vado pazzo, però nella primavera lui non era assolutamente tra quelli considerati all'altezza del salto di qualità e poi è nato, cioè di colpo si è riscoperto in prima squadra. Anche il povero Astori, che è cresciuto nelle giovanili del Milan, poi ha fatto una buona carriera. Sì, Astori io sono convinto. È diventato un fenomeno, ma sicuramente... Però per fare la riserva al Milan poteva starci. Esatto. Cioè... meglio di Zapata, secondo me, era Astori. Molto più concentrato di Zapata, che invece ogni tanto... Ma anche meglio del primo Romagnoli che abbiamo visto a Milano. Sì, però lì dici investo sul fatto che è giovane, lo faccio giocare. Ho capito, però hai investito 28 milioni, avevi in casa una Astori, insomma. Sì, però una Astori a 31enne, cioè 10 anni quasi più di... Sì, no, io parlo di quando è... Sì, sì, però... Il Milan lo diede al Pizzichettone, se non sbaglio. Perché poi fece il Pizzichettone, Cremonese e Cagliari. Sì. Il Milan lo sbolognò come ne ha sbolognati tantissimi giocatori. Tanto era il Cagliari di Allegri, forse. Sì, e infatti Allegri lì si innamorò di Astori, fece di tutto per riportarlo al Milan e riuscì solo con Matri nell'impresa. Che bello! Vabbè, purtroppo capita anche questo. Vai col bel messaggio, quello polemico. Un messaggio prima di andare in pubblicità, credo. Sì, ma sempre. Lo scatenato Diego, intanto ci fai complimenti per la trasmissione di oggi parlando di discussione di classe senza interventi fanatici e per questo lo ringraziamo. E l'intervento invece a gamba tesa lo fa proprio lui, tornando al discorso di Mondonico, in cui si chiede, e qua mi ricollego a quello proprio da storia di cui stiamo parlando, come mai il campionato non si ferma e il derby si gioca. Non vuole essere una provocazione, dice, però lo è, a conti fatti. Sì, ma perché sul discorso... Poi voglio fare difensore della fermata pro Astori, nel senso che Astori sono stati i giocatori che si sono rifiutati di scendere in campo, è una cosa diversa, e gli interpreti hanno detto no, noi non giochiamo perché è mancato un nostro amico. Mondonico, in questo calcio i giovani di oggi non sono amici di Mondonico, perché probabilmente non ha allenato nessuno di quelli attualmente in Serie A, e qua chiedo aiuto a Marco. C'è qualcuno che gioca in Serie A allenato da Mondonico? L'ha smesso nel 2012. Adesso non so se c'è qualcuno ancora rimasto. Belotti, Belotti è già Milanese. Bravo, sì, ecco. Lef, sicuramente sì. Belotti. Sì, lui. Allora, cioè, chiaramente è una provocazione questo del nostro ascoltatore, perché sennò il campionato non si giocherebbe mai. Esatto. Perché a questo punto non è un paragone, no. Nessuna parte. Non è un paragone. Io spero almeno nel lutto al braccio, il minuto di silenzio. Torino l'ha già chiesto, giocherà un minuto alla Cagliari. Ma questo è normale, questo è ovvio. Ma è normale, ovvio. Beh, ovvio non è. Cioè, adesso con ogni buon volere per Mondonico, ma non vedo perché il Milan deve mettere il lutto al braccio per Mondonico. Con tutto il rispetto per lui, perché, ma non ha niente a che vedere con la storia. Però ha dato tanto al calcio italiano. Sì, ho capito, ma non è che sia quel allora, grande uomo, grande allenatore, tutto quello che vuoi, però non è che può essere considerato rispetto, per carità di Dio, ma non è che può essere considerato alla stessa stregua per tutte le squadre, perché tutte le squadre d'Italia metteranno il lutto al braccio, faranno anche il minuto di silenzio, ma cioè dovrebbe essere messo, cioè chi veramente ha vissuto questo uomo, questo allenatore, quindi per queste squadre. Torino e Atalanta su tutte. Quindi per dare un'importanza al gesto, esatto, sennò sarebbe una cosa fatta tanto per farla. Esatto. Sì, non è sbagliato, sono d'accordo. Torino deve metterlo sicuramente. No, lo fa, l'ha già chiesto un minuto Torino, di silenzio. Fiorentina, Atalanta, sì. Queste squadre qua. A Cagliari fanno un minuto di silenzio e Torino l'ha voluto fare. A proposito di legamenti, infortunio Badele, legamenti. Sì. In nazionale. In nazionale, cioè quindi ulteriore... Ma non è una rottura, eh?
Sì, però era il giocatore scadenza il contratto. Di un mese di soldi. Era una delle speranze mie di vedere un giocatore che si chiamasse Milan giocare nel Milan. Tra l'altro c'è una polemica anche su questo. Beh, c'è ancora il figlio di Piqué che se diventa bravo può venire a giocare nel Milan, eh? No, dicevo, c'è una polemica sulla presenza di Badel in nazionale, perché in realtà gli altri croati appartenenti a squadre probabilmente più importanti, tra virgolette, erano stati richiamati, mentre lui era l'unico che era rimasto lì a giocare. Si è infortunato, la Fiorentina non l'ha presa benissimo. Non è che giocava da solo contro l'avversario. Sì, no, certo. Però si parla di squadre italiane. Sì, è vero, è una distrazione al legamento. Comunque non è una rottura, si parla di un mese di sosta. Un ragionamento secondo me giusto sarebbe quello di dire: perché così tanti? Io non me li ricordo anni fa, andavano anche... L'Italia ha avuto sempre un po' di stranieri, no? Magari non tantissimi come adesso, però da quando sono riaperte le frontiere negli anni 80 sono degli anni che ce n'erano tanti, e questi erano tra l'altro anche molto più forti in paragone rispetto a quelli che sono adesso, e quindi giocavano i loro nazionali. Però io raramente mi ricordo uno straniero andare in nazionale e infortunarsi. Qua ormai è diventata una cosa abbastanza di routine. Forse bisogna fare uno studio su questo, che ripeto non è la medicina l'ambito che mi riguarda, però magari capire perché passano da un tipo di allenamento a un altro, ci si può infortunare per questo motivo, allora perché non fare dei corsi a livello europeo per mettere tutti allo stesso punto. Allora ripartiamo con questa considerazione dopo la pubblicità. Radio Milan, Radio Milan Inter, colori diversi, stessa passione. Radio Milan, Radio Milan Inter, colori diversi, stessa passione. Eccoci qui ancora in onda per questa ultima parte di questa puntata divertentissima, soprattutto nel fuori onda, sì. Perché non riesce a tenerli a bada, continuano a parlare e citare cose. E io e subito, ma no, dovevi dirlo in diretta questo. Quindi vai col messaggio, Teo. Allora abbiamo un messaggio da parte di Dadadè che chiede come funzionano le squadre B in Spagna, a che livello sono, se nella serie B o nel nostro equivalente, e se possono salire di categoria. Ha detto tutto lui, sono in B, non possono salire di categoria, o meglio, non possono essere nella stessa categoria della squadra A, dello stesso club. Poi, prima, in fuori onda, stavamo parlando di una curiosità, perché in realtà le squadre B in Italia ci sono state a suo tempo. Sì, esatto, praticamente negli anni 30 le maggiori squadre di Serie A avevano tutte una seconda squadra che giocava nell'allora terzo livello, che si chiamava prima divisione, che è l'attuale insomma Serie C, e ovviamente ci giocava il Milan, l'Inter, la Juventus e tutte le altre squadre, quindi ci sarebbe da riscrivere un po' la storia di queste squadre. Cioè possiamo dire che il Milan, Inter e Juventus hanno giocato in Serie C dei campionati ufficiali. È chiaro che anche lì in quegli anni non era prevista la promozione, per cui una squadra vinceva il proprio girone e non poteva partecipare poi alle qualificazioni per la promozione in Serie B, però disputava dei campionati a tutti gli effetti. E cosa importante è che i punti facevano classifica, cioè se perdevi contro una squadra B avevi perso. E beh, è questo che secondo me dovrebbero fare, riportare in Italia, cioè se perdi con la squadra B hai perso punto, cioè hai perso tre punti. Esatto. E per quello che io non sono d'accordo, nel fuori onda Marco diceva in Italia non potresti farlo, spiega il motivo. Semplicissimo, perché poi ci sarebbero le partite vendute in un attimo, perché se comunque il Milan B è in Serie C regionale, sta per lottare per salire e non può comunque salire, arriva la Provercelli B, no, la Provercelli B no, la Provercelli, e dice mettiamoci d'accordo, tanto voi cosa ve ne frega, facciamo l'anno prossimo, ma cambiamo, che interesse avrebbe il Milan? È una cultura mafiosa, è sono d'accordo, è un assurdo, cioè dobbiamo cambiare questa mentalità. Sono d'accordo. Allora, no, mi bisogna sono fatto sempre giocare con lo spirito di mi sono fatto capire male, scusami. Sì, no, ma okay. No, tu ti sei fatto capire bene. Ho solo pensato quello che potrebbe succedere, conoscendo i miei polli, tra virgolette, perché no, ma li conosciamo tutti, cioè la mentalità italiana è quella. Ma cioè, io mi ricordo, non voglio dire una cosa che adesso mi ammazzano, un Milan-Reggiana, dove la difesa del Milan si è aperta come le acque di fronte a Mosè, dopo, se non sbaglio, un gol di un esordiente Albertini che non doveva fare, mi ricordo male, ero piccolo, voi siete molto no, era col Brescia.
era col Brescia. Milan-Brescia, a San Siro. Pareggio di Brunetti, se non sbaglio, del Brescia. Se Brescia. Non che Albertini esultò. Anche Milan-Reggia. Stavo unendo due episodi, forse, esatto, perché ero piccolino. Sì, però sì, mi ricordo che Milan, insomma, ma qualche episodio strano. Tutte le squadre. Poi, ma è chiaro che dobbiamo cambiare la mentalità. Su questo sfondi come una porta aperta. Però purtroppo è un rischio, secondo me. Bisogna fare magari trovare dei metodi. Però, ragazzi, il campionato primavera non è allenante. Cioè, non so se voi non vedete. È allenante. Cioè, quando prendi un giocatore della primavera che fa il salto di qualità in Serie A, l'80%, se non di più, si perde. Cioè, guardate l'Inter che ha vinto la Youth League, che sarebbe la Champions League giovanile. Nella squadra vince la finale l'Inter di Stramaccioni 4-0 contro l'Ajax. L'Ajax porta 8 giocatori alla prima squadra, di cui 4 diventano titolari. L'Inter ne porta 0. Cioè, questo vuol dire che il campionato primavera non è allenante. Cioè, deve esserci qualcosa questo che non va. Questo dipende dalle infrastrutture che ci sono in Italia e che ci sono all'estero. Perché per i giovani in Italia li stiamo ammazzando. E infatti poi la nazionale ne è la conseguenza immediata, no, di questa. E allora devi fare una rivoluzione. Ma bisogna farla, Io poi faccio la trasmissione del martedì quando si parla di calcio inglese. È chiaro che vediamo sempre le differenze enormi che ci sono fra le due mentalità. Ma secondo me qualcosa sta cambiando, non è così per tutte le società. Per esempio il Milan ha messo più giocatori in prima squadra, il Chievo ha messo De Paoli. L'Inter, per dirti, tornando al tuo discorso, Inter, c'ha Pinamonti che probabilmente è un fuoriclasse per la primavera, ha fatto 100 minuti in due anni, ma qui è perché l'Inter ha fatto altre scelte, non è che. Però per esempio il Milan, ripeto, ha messo fior di giocatori, purtroppo. Ma il Milan li ha messi per necessità o per volontà? Allora, secondo me ci sono due filosofie diverse. Cioè l'Inter per i giovani ha una struttura che vuole vincere. Il Milan non è così. Il Milan è più formativo, che era quello che è giusto. Quello che è stato contestato un po' a Filippo Galli, che probabilmente a fine stagione lascerà il Milan. No, dovrebbe averla già lasciato. Ecco, vabbè, comunque. Sì, perché arriva Beretta, non dovrebbe arrivare. Esatto. Beretta. Quindi la filosofia del settore giovanile del Milan, fatta da Filippo Galli, era quello di costruire dei giocatori che potessero essere inseriti in prima squadra, mentre probabilmente la filosofia interista è una filosofia basata sul raggiungimento di un obiettivo, di un traguardo, ma finalizzato solo alla prima squadra. E questa è la cosa importante. Guarda, questo è l'errore grave che commette l'Inter, secondo me. Cioè, ben venga l'idea di dire costruisco il giocatore. Detto chiaro, chi se ne frega se vince la primavera? La primavera deve creare i giocatori. E guarda, la prima squadra. Vi do conferma di questa cosa qua. Io ho avuto la fortuna di vedere il debutto di Gianluigi Donnarumma negli allievi, perché andavo a fare le telecronache per allora Lombardia Sat. E mentre parlavo c'era il tattico del Milan, quello che fa le riprese, che guarda tutti i movimenti, studia i chilometri, tutte queste robe qua dei giocatori. C'era proprio il derby che Milan stava perdendo 1-0. E gli ho detto: che peccato, perché abbiamo preso quel palo, si poteva vincere. Fa, ma guarda che l'obiettivo del settore giovanile non è quello di vincere. E gli ho detto: qual è? Fa, è quello di portare più giocatori possibili alla prima squadra. Ma a maggior ragione, il Milan non vince un campionato della primavera dal 1965. Cioè, sono passati 53 anni. Più di 50 anni e non ha mai vinto un campionato primavera, ha vinto qualche Coppa Italia. Squadraccia, sì. Però è stato uno dei negli anni 60, 70 e 80 è stato uno dei vivai più floridi il Milan, esatto, dell'invincibile. Cioè, ci sono stati poi c'è stato il periodo degli anni 2000 dove praticamente non è più uscito. Adesso si era ritornati a formare giocatori e si spera, sono usciti Donnarumma, i De Sciglio, anche se qualcuno lo bistratta, Calabria, gli Abate, Calabria, Cutrone, Calabria, Antonelli, quindi insomma, sono usciti dei bei giocatori. Sta cambiando, il Torino ha messo Edera, l'Atalanta Barro, il Genoa Pellegri e Salcedo,
Chi? Cagliari. Il Cagliari, cioè, Cagliari ha messo Barella. Barella è un gran giocatore, secondo me. Sì. Non ho capito perché non è stato convocato in nazionale, ad esempio. Perché del Cagliari? Non ha capito. Ma cosa vuol dire? Perché del Cagliari? Questo è forte. È così, è così. Questo è un giocatore. Guarda, vero. Conferma di tutto, Jacopo. Abbi pazienza solo un secondo. Anche due. Cuore Granata. Io sono qua per Cuore Granata, per Mondonico, e ti dico, i ragazzi del Philadelphia, che è lo stadio dove giocava il Gran Torino, dove si allenava la squadra giovanile del Torino, da quando il Philadelphia è stato chiuso, il Torino è retrocesso matematicamente in Serie B, sempre, cioè matematicamente, nel senso in modo costante. E questo è sicuramente il futuro, sta nei giovani sempre, e in Italia facciamo molta fatica a credere a questa cosa. Beh, io è una roba che comunque non concepisco, perché poi vai all'assurdità, il procuratore potente viene, faccio l'esempio di Donnarumma, che lo spinge a essere titolare nazionale A, che posso condividere, perché secondo me è giusto che si riparti da, non da Buffon, però perché è il procuratore potente. Magari c'è un altro Donnarumma che nessuno sa, che non ha la possibilità di salire, di giocare, perché è obbligato a fare il secondo, il terzo. Ma i procuratori chi li ha inventati? Questo, ecco. Sentire, io l'ho intervistato, sentire lui, Antonio Caliendo dice di essere stato il primo procuratore inventato un mestiere, poi non so se lui storicamente il vero. A cosa servono? A ottenere più soldi per i giocatori al momento del contratto? Questo servono? Guarda, stai dicendo una cosa che ne parlavo a Telenova poco tempo fa, che si diceva che è in Italia che si dà questa importanza, esatto, al procuratore, esatto. Perché vai negli Stati Uniti, nelle NBA, che guadagnano molto di più, ma nessuno sa che è procuratore di LeBron James, esatto, o procuratore di Kerry e via in così. In Italia no, perché da quando non hai liberalizzato la percentuale che tu devi riconoscere, è liberalizzata, una volta era massimo era il 5%, sì, se no. Da quando non l'ha liberalizzata, la gioca, il giocatore è scadenza di contratto, è proprietario del cartellino, il procuratore è proprietario del cartellino, la questione di Donnarumma è nata su questo. Scadenza di contratto, il giocatore è, il procuratore tratta, il procuratore ti dice: oh, vuoi che il giocatore venga lì, mi dai 30 milioni di euro, mentre una volta riconoscevano 5, me ne dai 40, me ne dai 50, la sua età dice: oh, ne vale 100, ne do 40 a lui, e chi se ne risparmia sempre 60 milioni di euro, per dirti. Quindi devono tornare innanzitutto a mettere questo paletto, cioè massimo la procura è un 5%, anche se mai scadenza, ma scadenza è quello, e cominci a togliere parecchio potere contrattuale. Poi è chiaro che sono i giocatori che danno tutto. Ragazzi, comunque mettiamoci nei panni di Donnarumma, il portiere titolare del Milan, non il fratello, che purtroppo sta ancora peggio secondo me psicologicamente. Questo c'ha l'età di mio figlio. Se mio figlio fosse stato trattato con gente che gli tira i soldi, Donnarumma eccetera, e il discorso degli esami che ha fatto, non ha fatto, l'hanno distrutto, e sta facendo fin troppo bene secondo me quest'anno, perché psicologicamente per un portiere la pulizia mentale è la prima cosa, e stiamo riuscendo forse a distruggere un altro patrimonio del nostro calcio, che poi possa diventare Yashin o meno non lo sappiamo, potenzialmente può diventarlo. Però a 6 milioni di euro all'anno mi farei distruggere pure io subito. Sì, però distruggetemi 6 milioni, cioè, di euro distrugge, all'anno distruggete, però non vai più a giocare, cioè giochi un anno poi te ne stai a casa. No, però c'è da dire una cosa, se uno ha l'età per guadagnare 6 milioni di euro, io dico questa frase, sarà cattiva l'età per gestire anche determinate critiche. Io sono andato a lavorare che avevo 19 anni, non guadagnavo 6 milioni di euro, e il mio capo all'epoca mi faceva il culo esattamente come uno di 50 anni, scusate il termine, non gliene fregava niente che ne avevo 19, se sbagliavo ero come quello di 50. Ma secondo voi è Donnarumma, lui, Gigione, che è andato a dire io voglio 6 milioni perché se no non gioco? Sì, però puoi anche andare dal tuo procuratore e dire io voglio stare qua, basta, non ai continuare. Tifosi bastava una dichiarazione, comandi, comunque sei tu il padrone. Non so, io mi sento veramente di difendere sto ragazzo qua, perché comunque è entrato in un giro da cui è molto difficile uscire, secondo me. Quasi impossibile. Lui, secondo me. E anche secondo me. Ma è una spirale in cui è difficile che esci, perché o smetti di giocare veramente o. Ma puoi cambiare procuratore. Via. Ma no, ma andrà via quest'estate, esce dalla spirale. Cioè, io lo do abbastanza per scontata, come onestamente. Ecco, guarda, mi stai dando un assist. Cessione di Donnarumma. E chissà. È Suso. Chi prendereste? Perché c'è, cioè, Depay che vorrebbe venire al Milan, ad esempio. Memphis Depay, il giocatore olandese, che al Milan manca un po' olandesi e brasiliani in questo momento. Vedo che ti allontani, Marco. No, non ti piace Depay?
No, 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 assolutamente, può andare bene. Quando però si parla di calciomercato, poi è tutto con un punto di domanda della Madonna. Certo, perché, non... come fai a sapere? Perché io dopo hanno 70 milioni, io lo venderei. Donnarumma. Allora, io posso dirti quello che so. Mi tengo Reina e prendo Plizzari e lo affianco a Reina e vediamo. Che penso sia il progetto del Milan questo. Allora, io dico quello che so. A me hanno detto che è già stato ceduto al PSG per 70 milioni circa. Poi ho parlato con Carlo Laudisa, mi ha detto è vero che è stato ceduto al PSG, ma per molto meno. Se te ne danno 35-40 devi essere felice. Beh, in quel caso l'hai buttato via, cioè hai fatto un rinnovo per poterlo poi rivendere a un buon prezzo e poi lo rivendi al prezzo a cui probabilmente avresti ceduto l'estate scorsa, non ci credo. Cioè a 35 lo vendevi l'estate scorsa senza tutto il casino. Io, cioè, o sono pazzi oppure spero che sia... Oppure se sono accordati semplicemente con Raiola perché non avevano un portiere per davanti. Per me sarebbe la degna conclusione. O di Perin non si fidavano ancora. Visto che per il si parlava 15 milioni di euro. Ma se Laudisa sa che l'hanno ceduto, saprà anche la cifra. Lui dice 35-40. Non lo so, io. A me sembra poco, a me sembra sinceramente. Strano. Gigi? Però si prendono in carico il contratto e quindi per la società che l'acquista sono 78 milioni. Purtroppo avevo una speranza recondita di vedere tre Donnarumma al Milan. Che c'è un giocatore in Serie B nella Salernitana, sì. Che è Serie B, ho capito, è l'attaccante. Esatto, sono attaccante, vedere tre Donnarumma contemporaneamente al Milan mi sa che non riesco a farlo. Beh, meno male che non arriva quello della Serie B, cioè a questo punto fattemi passare la battuta. No, l'abbiamo visto anche con la Padula, che era fortissimo. La Padula sembrava Garriccia. Io ho un amico abruzzese che si chiama Donnarumma, chiamiamo anche lui, facciamo 4. Facciamo la squadra di Donnarumma. Esatto. Sarebbe una cosa interessante. Leggiamo la probabile formazione secondo Mediaset, che poi siamo già in 52. Donnarumma, Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez. Quindi qua danno per certo rientro di Romagnoli. Che sì, Biglia, Bonaventura, Suso, Cutrone, Cialanoglu. Quindi Cutrone vince il ballottaggio, ma io volevo soffermarmi su un giocatore che viene criticato a spada tratta dai tifosi di Milan, che è Riccardo Rodriguez, che io non trovo così negativo da criticarlo e dare le colpe anche della pioggia a lui. Vedo Luca che mi sa di sì. Per me sì, a me non ha per niente, come posso dire, impressionato. Un giocatore che non ha grande passo, un discreto piede sinistro, il destro lo usa solo per scendere dal letto. C'era di molto meglio a quella cifra, perché 18, secondo me Strinic, tra l'altro, peso a parametro zero, è meglio di lui. Io sono pronto. Aveva iniziato bene, sembrava promettere, poi secondo me si è un po' perso. Insomma. Ma anche poi non gli daresti una seconda chance l'anno prossimo? I rigori, insomma, sicuramente ha inciso anche un po' sul suo morale e sicuramente non salta l'uomo, non va sul fondo e non fa cross. Fa sempre i cross dalla tre quarti, non mi sembra un giocatore determinante. Boh, forse perché io l'ho visto giocare in Germania, ho visto l'altro giocatore. Secondo me meriterebbe l'anno prossimo di ripartire con questo Milan, con Gattuso, con una condizione fisica e mentale diversa. Tra l'altro sappiamo che ha avuto un problema fisico, cioè c'è stata una serie di elementi che l'ha portato ad avere un crollo, perché secondo me inizio stagione era force uno dei migliori nel momento di... Sì, sembrava dimostrare parecchio, poi si è un po' perso. Vogliamo rivederlo, cioè, prima parlavamo di giocatori bruciati, secondo me merita di essere titolare l'anno prossimo. C'è Strinic, appunto, come diceva prima, che comunque è un giocatore esperto del nostro campionato, insomma il piano B c'è. Io Rodriguez lo confermerei. Sì, io sono d'accordo con questa linea. Ha fatto un po' il percorso inverso di Cialanoglu, no? Ha iniziato bene, poi è stato anche un po' sfigato, secondo me. L'episodio del derby l'ha colpito tanto. È un nazionale svizzero, quindi comunque va ai mondiali. Secondo me ha tutto il necessario per poter andare avanti col Milan, migliorando chiaramente, non a questi livelli, logicamente. No, beh, certo, lo sto... Perché io, sai che cos'è la mia preoccupazione? Io non vedo in giro terzini sinistri forti acquistabili. Cioè, è ovvio, Marcelo è più forte, ma Marcelo non te lo darà mai a Real Madrid. Cioè, non vedo questi fenomeni in giro che dici, sai, prendo quello, è fortissimo, lo prendo. Cioè, non vedo grandi... Darmian, secondo me, non
confermerà, non verrà confermato. Ma Darmian non è un mancino naturale, Darmian. Sì, però comunque può giocare con Roma. Che era già Darmian. Sì, esatto. Era un giocatore che faceva il centrale, però. Faceva il centrale. Sì, che debuttò, se non sbaglio, con Leonardo in panchina. Darmian, lui è romagnoli. Era l'altro, te lo ricordi? Quello che è a Bologna adesso. Il biondo, sì. Che quello... era Carpi, a gennaio è andato a Bologna. Te lo ricordi Romagnoli che giocò? Capitano di Cremona. Sì, che era... Nel Milano. Sì, era andato in panchina a Palermo. In panchina a Palermo, ve lo ricordo bene. Ha giocato in prima squadra. No, non ha giocato, ma era in panchina a Palermo. Sì, capitano della Primavera. Sì, era capitano della... Cremonese. Classe 90, se non sbaglio, era capitano della Primavera, non la ricordo, forse con Stroppa era, Primavera con Stroppa. Sì, che c'era anche un altro grande prospetto che poi si è perso clamorosamente, Albertazzi. Sì, c'era un altro grande colpo di Galliani, Agia. Sì, Agia. Un milione di euro, quando l'ho visto io al derby mi sono scopisciato le risate. Che pattinava, sì. Poi è andato a giocare col dopolavoro dei ferrovieri subito in Messico. Sì, che poi Agia, sono andato a vedere, adesso gioca tipo in Serie C, fuori tutte le scamorze. Sì. Un milione di euro, miglior giocatore mondiale da 20, sono andato a vederlo a poco. Io ricordo la... Nel Ghana, cos'è? Sì, nel Ghana, l'Under 20. Io ricordo... Il derby con l'Inter, che sono scivolati in tre, lui è scivolato e ha segnato, è incredibile quel gol. Io ricordo che ci fu la dichiarazione di Galliani fa, gli ultimi palloni d'oro dell'Under 20 sono stati Agüero e Messi, se tanto viene tanto preso un fenomeno. C'era stato il sì, ve lo ricordo Agüero, Dominique Agüero, che adesso gioca in Serie C, se non sbaglio, in Kazakistan. Nel Lidl gioca. No, nel Kazakistan, in Serie C gioca. Nel Lidl. Ma è come quello che è andato a giocare in America al Cosmos o qualcosa del genere. Chinaglia. Chinaglia. No, no. Pelé. C'era uno che dicevano era meglio di Pelé, l'hanno pagato uno sproposito e adesso non ricordo il nome. Ma no, italiano? No. Era un anche lui di origine africana, qualcosa del genere. Ma giocatore del Milan ha giocato? No. Freddy Adu, dici? Freddy Adu, l'americano. Ecco, esatto. Che a 15 anni debutta. Gli sembrava un fenomeno. A proposito di debutti, ha debuttato adesso in nazionale il figlio di George Weah. Teodoro, se non sbaglio, Tim, si chiama. Weah. Ha debuttato, gioca nel PSG, due presenze, ha debuttato nella nazionale statunitense. È un classe 2000, se non sbaglio. E dicono che sia fortissimo, ne parlano benissimo. Anche il figlio di Kluivert appena debuttato in nazionale. Justin, però Justin ha una carriera, cioè sta giocando nell'Ajax. Sì, ma per me diventerà meglio del padre, cioè. Per quello che sono due ruoli diversi, è un'ala lui. Può raggiungere livelli per me più alti, non una sarebbe tanta roba, Kluivert comunque ha vinto la Coppa Campioni. Cioè, sì, ma non te lo ricordi come la persona, come okay, la persona protagonista. Sì, quell'anno lì sì, che poi infatti il Milan ha comprato. Che poi non era titolare. Lui entrò nel secondo tempo, vi ricordate? Sì. Fece quel gol. Pronti, attenti, ecco, vediamo subito Marco Lavanza. Si mette, si mette gli occhialini e va a vedere. Stagione. Era il 94, 94 con la vinta. Presente, 95. 95 perso sotto quella, sì, Kluivert, entrò all'85esimo, entrò al 70esimo e realizzò l'84esimo, bravissimo. Sì. 1-0. Comunque, parlando di figli, voglio solo, storicamente, se un figlio gioca a calcio, gioca a un certo livello, in genere supera le qualità del padre. Cioè, tutta la storia dice che i Mazzola ha vinto di più del padre, i Maldini hanno vinto di più del padre, quindi storicamente se un figlio sfonda fa una carriera superiore a quella, tranne Luca Antonelli non è che Antonelli è un altro ruolo, è un onesto giocatore. Sì, onesto, cioè, io non l'ho mai capito. Ma anche falcidiato dagli infortuni, perché secondo me non era malissimo, cioè non è un fenomeno, però avrebbe potuto avere una carriera migliore. Bah, non in secondo un me. Dove, come dici tu, c'è poco. Ha ragione Costa Curta quando ha detto in questo Milan ci può stare, nel mio Milan non sarebbe. Beh, ma avrebbe neanche mai allacciato le scarpe. Presente. Siamo arrivati in chiusura, purtroppo. Ringrazio gli ospiti. Ciao Gigi. Buonasera. Ciao Marco. Ciao a tutti. Matteo, forza, vabbè, Milan. Sempre forza Matteo, mio compagno di viaggio, ciao, quindi l'utile che lo saluto, tanto lo vedo anche dopo. Poi ciao Luca. Buonasera a tutti. Poi salutiamo anche Gianluca Franco, che oggi non è stato protagonista perché si è limitato ad ascoltare. E come tutti a casa, perché è stata una trasmissione bellissima. A giovedì prossimo. Ciao.
Radio Milan, Radio Milan Inter, colori diversi, stessa passione.